Con questa catechesi riprendiamo la nostra riflessione sulla famiglia. Dopo aver parlato l'ultima volta delle famiglie ferite a causa della incomprensione dei coniugi, oggi vorrei fermare la nostra attenzione su un'altra realtà. Come prenderci cura di coloro che, in seguito all'irreversibile fallimento del loro legame matrimoniale, hanno intrapreso una nuova unione. La Chiesa sa bene che una tale situazione contraddice il sacramento cristiano. Tuttavia, il suo sguardo di maestra attinge sempre da un cuore di madre, un cuore che, animato dallo Spirito Santo, cerca sempre il bene e la salvezza delle persone. Ecco perché sente il dovere, per amore della verità, di ben discernere le situazioni. Così si esprimeva San Giovanni Paolo II nell'esortazione apostolica Familiaris Consortio, portando ad esempio la differenza tra chi ha subito la separazione rispetto a chi l'ha provocata. Si deve fare questo discernimento. Se poi guardiamo anche questi nuovi legami con gli occhi dei figli piccoli, i piccoli guardano, con gli occhi dei bambini vediamo ancora di più l'urgenza di sviluppare nelle nostre comunità un'accoglienza reale verso le persone che vivono tali situazioni. Per questo è importante che lo stile della comunità, il suo linguaggio, i suoi atteggiamenti siano sempre attenti alle persone, a partire dai piccoli. Loro sono quelli che soffrono di più queste situazioni. Del resto, come potremmo raccomandare a questi genitori di fare di tutto per educare i figli alla vita cristiana, dando loro esempio di una fede convinta e praticata, se li tenessimo a distanza dalla vita della comunità, come se fossero scomunicati? Si deve fare in modo di non aggiungere altri pesi oltre a quelli che i figli in questa situazione già si trovano a dover portare. Purtroppo il numero di questi bambini e ragazzi è davvero grande. È importante che si sentano la Chiesa come madre attenta a tutti, sempre disposta all'ascolto e all'incontro. In questi decenni, in verità, la Chiesa non è stata né insensibile né pigra. Grazie all'approfondimento compiuto dai pastori, guidato e confermato dai miei predecessori, è molto cresciuta la consapevolezza che è necessaria una fraterna e eterna accoglienza nell'amore e nella verità verso i battezzati che hanno stabilito una nuova convivenza dopo il fallimento del matrimonio sacramentale. In effetti, queste persone non sono affatto scomunicate, non sono scomunicate, e non vanno assolutamente trattate come tali. Esse fanno sempre parte della Chiesa. Papa Benedetto XVI
è intervenuto su tale questione sollecitando un attento discernimento e un sapiente accompagnamento pastorale, sapendo che non esistono semplici ricette. Di qui il ripetuto invito dei pastori a manifestare apertamente e coerentemente la disponibilità della comunità ad accoglierli e ad incoraggiarli perché vivano e sviluppino sempre più la loro appartenenza a Cristo e alla Chiesa con la preghiera, con l'ascolto della parola di Dio, con la frequenza alla liturgia, con l'educazione cristiana dei figli, con la carità e il servizio ai poveri, con l'impegno per la giustizia e la pace. L'icona biblica del buon pastore riassume la missione che Gesù ha ricevuto dal Padre, quella di dare la vita per le pecore. Tale atteggiamento è un modello anche per la Chiesa, che accoglie i suoi figli come una madre che dona la sua vita per loro. La Chiesa è chiamata ad essere sempre la casa aperta del Padre. Niente le porte chiuse, niente porte chiuse. Tutti possono partecipare in qualche modo alla vita ecclesiale. Tutti possono far parte della comunità. La Chiesa è la casa paterna dove c'è posto per ciascuno con la sua vita faticosa. Allo stesso modo, tutti i cristiani sono chiamati a imitare il buon pastore. Soprattutto le famiglie cristiane possono collaborare con lui prendendosi cura delle famiglie ferite, accompagnandole nella vita di fede della comunità. Ciascuno faccia la sua parte nell'assumere l'atteggiamento del buon pastore, il quale conosce ognuna delle sue pecore e nessuna esclude dal suo infinito amore. Grazie.